messaggio di Gesù a un amato e a un'amata. Sai, lo farei di nuovo. Salirei di nuovo il Calvario per te, anche solo per te. Non mi credi? Amato, amata, ascoltami. Ogni volta che uno dei miei profeti è stato deriso, perseguitato, imprigionato, torturato, ucciso, sai chi era con loro? Sempre io, l'agnello e la parola di Dio in loro. Non sono morto solo una volta sul Calvario, ma già prima, 1000, 10.000, milioni di volte. Ogni volta che un mio figlio ha dato la sua vita per i fratelli o per la verità, io ero con lui ed in lui, perché io sono la verità. Sono stato ucciso in Abele, ero in ciascuno dei miei profeti e figli martiri, ogni volta che essi furono scherniti, frustati, incatenati, segati, imprigionati, lapidati, uccisi di spada. Quando andavano attorno coperti di pelli di pecora e di capra, quando erano bisognosi, afflitti, maltrattati, erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra, veramente il mondo non era degno di loro. Diletto, diletta, quando giungerai qui a casa, dove tutto è amore, gioia, pace e felicità, e vedrai il Padre faccia a faccia, allora capirai che tutto ciò che ancora per poco devi ora soffrire a motivo della tua fede in me, nel tuo mondo malvagio che mi respinge, non sarà nulla al confronto delle meraviglie eterne che ti aspettano ed ho preparato per tutti. Siate fedeli alla mia verità. Sii amato, sii amata. Le tue presenti afflizioni per me valgono la pena, così come il mio sacrificio e morte sono valsi la pena per salvarti e condurti nel mio regno. Sai, le tue presenti prove sono necessarie per prepararti come mio eterno e prezioso oro vivo. Anch'io sono stato preparato dal Padre per il suo scopo, la tua salvezza. Non sarebbe per il tuo bene se avanti tempo ti salvassi da tutte le tue difficoltà in questa tua corta vita. Ma verrà il giorno in cui mi ringrazierai per il tuo presente addestramento e capirai che era la migliore cosa da fare, come scritto nella mia parola. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'Agnello. Queste sono le parole veritiere di Dio. Amato, amata, io mi sono preparato per te. Ho portato la mia croce. Ti stai tu preparando? Hai aperto il tuo cuore al mio amore e salvezza eterna? Sai, non rimane molto tempo. L'inferno non cessa di riempirsi di coloro che si credevano saggi, pensando di poter rimandare la mia salvezza. Ora rimangono per loro solo rimpianti, per tutta l'eternità. Solo dopo la morte si sono resi conto di quanto grande era stato questo inganno del distruttore Satana. Amato, amata, vuoi tu ora aprire il tuo cuore e far entrare il mio Spirito Santo, la sua pace, gioia, salvezza e vita eterna? Vuoi ricevere ora e qui il mio perdono per tutti i tuoi peccati? Dopo che avrai fatto tutto ciò, sinceramente ti dico la verità, e io non mento. La potenza del mio spirito in te ti renderà non solo possibile, ma facile di poter vivere secondo il mio esempio nella Bibbia. Non sarai più oggetto e soggetto del male e del maligno e del mondo, perché io sarò con te, sarò in te, sarò per te, per sempre, il tuo Gesù.